Buongiorno e bentrovati a mattino 6, oggi giovedì 2 febbraio. Iniziamo la nostra rassegna stampa con le prime pagine dei quotidiani regionali dal quotidiano dell'Abruzzo Il Centro, edizione dedicata a Pescara, in apertura il delitto e castigo, vendetta, tremenda vendetta. Italo Delisa aveva investito e ucciso Roberta Smargiassi, dopo sette mesi il marito Fabio Lofredda a colpi di pistola. Il sisma non c'entra con Rigopiano, il perito della procura parla dopo il sopralluogo, quel giorno ci furono più valanghe. E all'interno vediamo Padonna La UE, interventi sul debito non manovre. Il ministro calenda verifiche sui casi di blackout e ehm, dolce morte. Ogni anno 50 abruzzesi in eh, Svizzera, ancora caccia aperta ai lupi. Scoppia la polemica, Napolitano frena sul voto, solo tattica. Nel taglio basso vediamo il calcio di Serie A, Pescara Beffato al 95esimo, la B è vicina, il vantaggio nel primo tempo si fa rimontare dalla Fiorentina. Pianella, dio allo speologo, una folla in lacrime. Ed ora l'edizione dedicata alla provincia di Chieti, stessa apertura, la vediamo poi nel dettaglio. Vedremo il eh, servizio realizzato ieri sera. E intanto nel taglio basso, vediamo a Chieti: i parenti chiedono 1,6 milioni in assise il processo per l'omicidio del giornalista Daida. E poi Lanciano, ecco, la Cassazione conferma quattro condanne. Edizione dedicata alla provincia di Teramo, cambia il taglio basso, chiuse A14 Superstrada, esalazioni tossiche dal depuratore a Muciano, 5 persone in ospedale con bruciori agli occhi e poi Teramo continuano le vacanze forzate in 9 scuole. Ed ora... Un'edizione dedicata alla provincia di L'Aquila, eh, medico arrestato per truffa, Vezzano, si indaga sugli altri casi, falsa invalida in pensione, il PM, sceneggiata miserabile. E L'Aquila ancora ai sindacati al governo, meno alunni per ogni classe il messaggero ora in apertura lo uccide per vendicare la moglie a basto l'ex calciatore Fabio Di Lello spara Italo Elisa, 22 anni aveva falciato la coniuge in moto il giovane era imputato per omicidio stradale ma lui aveva scritto sul web la giustizia non esiste e poi la fotonotizia vediamo il gesto prima ha pregato poi si è costituito la pistola sulla tomba di eh, Roberta Hotel della Morte Rigopiano stazione Meteo Monte KO i giorni della strage troppa neve emessi bollettini non mirati calamità sisma e neve fuori uso il 35% delle scuole a Vezzano arrestati medico e la falsa invalida il quotidiano della provincia di Teramo in apertura, l'Abruzzo nelle mani di gentiloni, appalti semplificati, zone, fres, zone franche e case agli sfollati. Il decreto Abruzzo oggi in consiglio dei ministri. L'incidente a Muciano nella fotonotizia che titola allarme tossico, sversamento di acido al depuratore. E poi lo scontro sul vice alla provincia, eh, Renzo Di Sabatino indeciso tra Sottranelli e Gino A Pineto Rogodoloso, indagini sulle celle telefoniche. Indignati per la scarcerazione di Di Silvestre, i familiari della eh, vittima dicono così. E poi l'omicidio di Vasto, ammazza il ragazzo che uccise la moglie. Nel taglio basso cucina i prodotti tipici, l'Abruzzo riparte anche dal prosciutto e dagli auguri dello chef Bottura. Ed ora passiamo alle prime pagine dei quotidiani eh, nazionali, vediamo in. Apertura, il Corriere della Sera, la battaglia nel PD sul voto e calenda, le urne a giugno mettono in pericolo la tenuta del Paese. Il caso Bersani evoca l'ulivo, Serenzi forza un nuovo soggetto. Napolitano avanti, tutta sulla eh, la legislatura ha detto. E l'analisi la eh, deriva, è un beneficiato la risposta di Brux a Bruxelles, tagli e accise, ma siamo in linea con l'Europa. In centropagina la eh, fotonotizia di quanto accaduto a Vasto, sette mesi dopo uccide il giovane che guidava l'auto. La moglie morì investita e Fabio diventa giustiziere. La chat di Raggi poi per quanto riguarda il comune di Roma, chissà se Lombardi fa pace col cervello. Un altro titolo nel taglio basso, fine dell'ansia da roaming e le tariffe. Da giugno aboliti i costi aggiuntivi per le telefonate con i paesi dell'Unione Europea. L'appello anti-rincari. Ed ora la Repubblica sui conti. L'Italia non convince la UE. Napolitano sbagliato sbagliato votare subito. Al vaglio la lettera di Padoan, rischio commissariamento. Bersani e Renzi pronti a rifare l'ulivo. Il retroscena, Roma troppo ambigua. Il tempo per trattare è finito. E l'analisi che titola Il paese che galleggia sul lago dell'immobilità. In centro pagina il diritto a vasto. Eh, vendetta d'amore, spara al ragazzo che con l'auto uccise sua moglie. Il caso in spalla, vediamo: No di Bruxelles all'ambasciatore scelto da Trump. Alla Corte Suprema va un eh, super eh, falco e poi ehm, le idee, eh, sempre in spalla, un arbitro contro le bugie della rete. Passiamo al messaggero: corsa al voto, guerra nel PD, Bersani e Renzi. Non forzare o muovere il partito, e nasce il nuovo ulivo. Il leader apre a primarie: Napolitano contro le elezioni anticipate. Il Col lo difende dagli attacchi. Grillo spinge per giugno. E dopo il no di Matteo, i vitalizi travolti. Dalle urne la sfida che accende l'aula. I dubbi di Bruxelles, l'Italia la UE, niente manovra bis ma lotta all'evasione e tagli di spesa. E ancora in spallano noi l'Europa, i partiti a pezzi nel paese che non cresce e perde identità. In centropagina, Vasto dopo l'agguato ha lasciato l'arma sulla tomba di lei, investì sua moglie e gli spara e chiama il 113. Roma non farà il sindaco, il piano anti-devito e la chat raggi. Movimento 5 Stelle, Campidoglio e messaggi al veleno tra i candidati alle comunali e Marra sfido Virginia, eh, scaricami. Il, in caso di processo Beppe in soccorso, ma c'è il rischio, conta. Nel taglio basso, Mafia Capitale, le tangenti da Buzzi e da una COP, Odevide confessa, 15.000 euro al mese. L'intralcio all'attività di soccorso, non lascio la casa crollata, sfollato, arrestato a Darquata del Tronto. Un eh, ultraconservatore alla Corte USA, Trump nomina eh, l'antiobiorista eh, Gorsuch, succede a Scalia. E la fai dei tassi perché Yellen non si, non si piega al pressing sul dollaro forte. Passiamo alla stampa, in apertura l'Italia alla UE. Correggeremo i conti, Padoan promette lotta all'evasione e tagli ma senza cifre, Bruxelles ci aspettavamo ben altro sul voto anticipato napolitano sopparenzi, Versani e il segretario fermati o rifaccio l'ulivo. E poi... In centropagina torna eh, Vasto, dopo il delitto ha portato la pistola sulla tomba della donna e si è costituito Vendetta per Amore, così il titolo, uccide il killer della moglie, la violenza che non ripaga del dolore, invece è il titolo del, dell'editoriale. Passiamo al eh, fatto quotidiano, arrenditi Matteo, sei circondato, eh, così l'apertura eh, del quotidiano, tutti contro uno, scissione di D'Alema, ultimatum di Bersani, Melina di Napolitano e, e nuovo ulivo di Prodi. PD non c'è più, la vecchia guardia in gabbia, l'ex premier. In centropagina esclusivo, Renzi restituisce una statuetta e i regaloni di Stato sono scomparsi. Il registro ufficiale dimostra che il Rolex eh, Saudita non è stato riconsegnato. In centropagina ancora in procura l'interrogatorio, oggi Virginia Raggi davanti ai PM, accusa e difesa a controllo. Compagni di strada, l'inchiesta sul traffico di armi, quell'imputato amico dei clan in missione con la Pinotti. E poi nel taglio basso, colpa eh, di Colombo, Trump eh, Caravelle è uno sconosciuto, la bellezza salterà il mondo eh, e passerà ad altro. E poi la Corte Suprema, eh, Trump blinda anche l'Olimpo dei giudici USA. Passiamo al quotidiano indipendente Il tempo, in eh, apertura, attenti, caduta Massoni, eh, l'odio ehm, lo in imbarazzo per la Bindi, la presidente antimafia vuole gli elenchi di tre associazioni entro sette giorni, eh, Bisi Il Goi, Mai, Binni del Gil, poi Mandi i carabinieri, ha detto, Venzi eh, dice ok. In spalla Napolitano intercettato scarica eh, Renzi, Re Giorgio non vuole votare. Poi in centropagina eh, Roma-Lazio andata e ritorno, i giallorossi faticano con la Cesena 2-1 il finale. Un rigore di Totti regala la semifinale. Barriere Derby che caos e poi eh, il prefetto dovrà decidere su orari e limitazioni in curva vediamo all'interno invece mh, ai parlamentari a fine mandato un'uscita d'oro a segno da 42 a 250 mila euro usare il telefono all'estero costerà come in italia stop al roaming dal 15 giugno investì la moglie lo uccide sulla tomba lascia l'arma giustizia fai da te a vasto e poi nel taglio basso All'asta il telefono rosso di Hitler, prezzo di partenza 28 mila dollari. Passiamo al libero, ci manca un ducetto, così eh, l'apertura dopo il voto ci aspetta il caos, l'80% di italiani sogna un uomo forte al comando, Salvini, leader deboli, capisco. Chi cerca un Mussolini nel PD aumentano le eh, truppe anti-renzi, anche i fedelissimi lo criticano, vogliono il congresso per silurarlo. Napolitano Molla, l'ex premier cita Dalema, un paese normale non andrebbe alle urne. Ora in centropagina le donne della politica sono scomparse tranne la Meloni e vuoto assoluto. Eh, i titoli vediamo eh, adesso degli eh, editoriali all'interno eh, cos'ha in testa Matteo è un giocatore con la vocazione alla sconfitta da una parte dall'altra ma le sue strategie sono più logiche di quanto sembri e i conti della tv non tornano il governo si ruba i soldi del canone Rai e poi ancora l'esecutivo eh, più scemo di eh, Montepaschi danno milioni al golf e coprono i bidonisti Passiamo all'unità, PD in apertura primarie contro la scissione. Renzi, competizione sulla leadership per non rompere con Bersani che ripensa all'ulivo Napolitano da paese in civile il voto subito, vitalizi parlamentari contro il segretario Dem. In breve vediamo Rosato, Basta Ricatti, è un errore alimentare le divisioni nel partito e poi Alfieri la nostra base chiede unità sui temi concreti e eh, Pardini ancora infine non si può stare dentro al PD e lavorare a spaccarlo. In centropagina la fotonotizia Israele, il governo sgomberà la colonia illegale ma annuncia 3.000 nuove case in eh, Cisgiordania. In spalla vediamo da una parte il titolo dell'editoriale, la palude in cui ci troviamo, così il titolo, e dall'altra invece a Trump non interessa Israele ma solo Netanyahu. Roma risponde a Bruxelles: tagli alla spesa e più entrate, poi la strage di Viareggio, chieste le dimissioni di Moretti. Il mattino in apertura. Eh, anche il mattino in apertura il caos nel Partito Democratico. L'offerta di Renzi: primaria per il Premier in cambio del voto. Subito Bersani: se insiste, rifaremo l'ulivo. L'affondo la, la di Napolitano in un paese civile alle urne a fine legislatura: attacco di Salvini, solidarietà dal colle. E la lettera poi vediamo con la. Eh... Foto notizia l'Italia e la UE patti dispettati agiremo su evasione e spesa. Il commento che titola Noi divisi e il mondo che cambia. Il personaggio invece alla Corte Suprema la prima scelta moderata di Trump. Il caso eh, scandalo eh, Listopoli caccia all'uomo dal volto nascosto la test eh, chiave dal eh, PM. L'inchiesta blitz in comune acquisite le carte di Napoli Vale in centropagina, poi abbiamo Salerno, da una parte il traffico con il perquisito, l'imprenditore seduto sulla montagna di armi e poi Vasto uccide l'automobilista pirata, la pistola della vendetta sulla tomba della moglie. Molestata e sequestrata nel centro dei migranti, arrestato nigeriano, la questura sarà espulso e retroscena la linea dura tra i paletti delle garanzie. Nel taglio basso invece, Crolli e eh, sindacati, Max Inchiesta a Pompei, la Procura valuta anche il dolo, fare presso per evitare richiami dall'Unione Europea. E ancora quei cattivi scolari del professore Sarri, così il eh, titolo, la Dio al Veleno, le tante occasioni eh, sprecate e poi eh, le idee, cyberbulli, non basta una buona legge. Il giornale in apertura... L'integrazione difficile nasce l'Islam di Stato, patto viminale comunità, registro dei predicatori, eh, sermoni in italiano e donne imam. E nella chiesa un prelato contatta Trump, pronta la anti -Francesco. E poi ancora Padoan promette all'Europa 2,5 miliardi di nuove tasse, lettera di risposta a Bruxelles, ancora in centro pagina, vediamo. Stroncato da un infarto a 39 anni, eh, l'angelo del terremoto, morto per troppo eroismo. E Napolitano abbandona Renzi e Bersani pensa alla scissione, la sinistra in frantumi. Nel taglio basso, invece, il giustiziere che vendica la moglie uccisa ammazza l'uomo che investì la consorte e lascia la pistola sulla tomba. Avvenire in apertura il fatto, azzardo di riforma, prevista la riduzione e la concentrazione delle slot ma rischiano di salire i limiti stabiliti dai comuni. Vediamo poi in centro pagina la fotonotizia la ferita aperta dei 100.000 bimbi maltrattati e ancora politica. Voto anticipato Napolitano Dubita Salvini lo insulta. Il gazzettino. Veneto Banca, l'inchiesta torna a Treviso e poi all'interno vediamo Mestre lo sfogo del tabaccaio rapinato. Basta, vendo il mio negozio a Jesolo. Il sindaco Zoggia scrive al prefetto: Stop profughi, ne abbiamo troppi il via libera poi garanzia dello Stato sulle obbligazioni delle popolari venete per quanto riguarda la notizia di Veneto Banca la politica in centro pagina elezioni PD all'ultimo scontro Bersani avverte se Matteo Forza pronti a rifare l'ulivo l'affondo di Napolitano come detto no al voto anticipato e poi dopo la richiesta di correzione dei conti l'Italia replica all'Unione Europea lotta all'evasione e riduzione della spesa il delitto nel taglio basso, Isabella, un video accusa i due fratelli, Freddy e Deborah, insieme in auto. Colpo di scena in udienza, nuove prove. In breve vediamo anche Vasto, spara al giovane che investì e uccise la moglie e poi lascia la pistola sulla tomba. Come detto approfondiremo questo... Ehm, questa brutta notizia di cronaca, continuiamo con il secolo XIX, lotta all'evasione, tagli in apertura, l'Italia promette la correzione dei conti ma senza cifre, disappunto a Bruxelles. Il retroscena che titola Niente crociate sulla data Mattarella sceglie di fare l'arbitro per le regole, il sondaggio poi gli italiani vogliono andare alle urne ma con un'altra legge. A Genova il gruppo Maugeri contende ai francesi di opera l'ex manicomio. La fotonotizia in centropagina rischia il crack, la bellezza in bicicletta, eh, pista ciclabile del ponente eh, Liguro, debiti e, eh, debiti e eh, depressioni eh, così titola. La eh, foto nel, eh, ed ancora vediamo in centropagina il caso Viareggio e la velocità dei convogli merci pericolose a bordo dei treni. Le miopie dell'Unione Europea. Idea del governo, i mini casino aperti 24 ore, spaccano i comuni, Genova in allarme e poi eh, la, eh, la notizia che riguarda la nostra regione, spara e uccide il giovane che investì la moglie, poi lascia la pistola sulla tomba della donna e si consegna vendetta per amore a basso, la vittima aveva 21 anni. Il, la Gazzetta del Mezzogiorno, elezioni, denti sotto assedio e poi ancora l'incendio a Bari, salvato un bambino di quattro mesi. Paura per una famiglia di mauriziani, oscure le cause del rogo. Eredita 3 miliardi di lire, il caso non può più cambiarli in euro. Incredibile vicenda per una eh, Materane a, Zur a Zurigo. La banca, il termine scaduto nel 2012, ha detto. E poi Ilvala, eh, CGS pagata, eh, come eh, la solidarietà, il primo sì, ancora Roma avvisa Bruxelles, non si frena la crescita e Renzi, la Germania indebolisce l'Unione Europea. Nel taglio basso vediamo eh, nubi sull'incontro di domani a Roma, salvataggio del eh, Don Uva, non piace il nuovo piano. Passiamo ora alla verità. Il quotidiano in apertura apre con così corrompevo i dirigenti Rai questo il eh, titolo, lo scandalo al Festival di Sanremo. I verbali dell'imprenditore che accusa tra gli altri lo scenografo di Carlo Conti, Viale Mazzini si affida sempre agli esterni. Noi prendevamo gli appalti dando soldi, auto e buoni benzina. In centropagina ancora che cosa fare se l'euro si frantuma dopo l'attacco di Trump alla Merkel? Ormai il tema non è se la moneta unica crollerà, ma quando questo avverrà. E poi la fotonotizia, ehm, le trame di Napolitano dal Quirinale nelle telefonate con l'indagato eh, Batoli. Poi il mo movimento Montepaschi: scusate, nessun rimborso a chi ha creduto all'ex eh, Premier, l'ultima beffa, così. Il eh, titolo e poi nel taglio basso invece la polemica sulle esibizioni del eh, rapper Bello Figo. Il PD difende chi esalta gli immigrati eh, ehm, stupratori. Vediamo adesso, eh, prima di eh, fermarci con la prima parte della nostra rassegna stampa, quindi tornando a quanto è riportato anche sulle eh, prime pagine dei quotidiani nazionali e quindi quanto è accaduto nel tardo pomeriggio di eh, ieri eh, a Vasto, vediamo il contributo video. Dopo l'omicidio ha portato la pistola sulla tomba della moglie e poi si è costituito. È un dramma nel dramma quello che si è vissuto nel pomeriggio a Vasto. Fabio Di Lello, atleta e calciatore in passato del San Salvo della Provasto e del Cupello, marito della 34enne Roberta Smargiassi, morta in un incidente stradale accaduto a Vasto la scorsa estate, ha deciso di farsi giustizia da solo aspettando armato Italo Delisa, 22 anni, fuori dal bar Drinkwater, sulla trafficatissima circonvallazione istoniense. Un agguato in piena regola con 4 Colpi di pistola esplosi da breve distanza per un regolamento di conti con il ragazzo. Che la sera del 1 luglio del 2016 era la guida della Fiat Punto contro la quale all'incrocio tra Corso Mazzini e via Giulio Cesare è finito lo scooter guidato da Roberta Smargiassi, che poi carambolato su una terza vettura che proveniva nel senso opposto di marcia. Una tragedia che ha segnato profondamente la psiche di Dilello, fresco sposo per le nozze celebrate qualche mese prima. All'uomo, evidentemente non sono stati sufficienti l'affetto dimostrato dai Vastesi che avevano anche organizzato qualche giorno dopo l'incidente una fiaccolata per chiedere giustizia per la donna e che in massa avevano partecipato ai funerali e nemmeno l'inchiesta aperta dalla magistratura che nel novembre dello scorso anno aveva chiuso le indagini e acquisito le perizie disposte per fare luce sulla dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità. Alle 17.35, un'ora dopo il delitto, al cimitero di Vasto, sulla tomba di Roberta Smargiassi, i carabinieri hanno trovato la pistola usata per uccidere il 22enne prima di consegnarsi alle forze del l'ordine Fabio Di Lello avrebbe chiamato un amico dicendogli che aveva ucciso l'assassino di sua moglie e annunciandogli che si stava recando al cimitero per salutare la sua Roberta. Avrebbe chiamato poi il suo avvocato Giovanni Ciarella indicandogli dove si trovava in quel momento. I primi a raggiungere il cimitero sono stati i carabinieri che hanno rinvenuto l'arma custodita in una busta di plastica trasparente. In via aperta ci sono stati rilievi della scientifica che sta procedendo per le indagini per omicidio volontario coordinate dal procuratore capo di vasto Gian Piero. Di Florio. Ci fermiamo ora per il consueto appuntamento con le previsioni del tempo e quindi con eh, Luca Mennella di Immeteo.net. Seconda parte di mattino 6, continuiamo la nostra rassegna stampa con le pagine interne dei quotidiani regionali, abbiamo visto. La ehm, prima pagina della, del quotidiano dell'Abruzzo Il Centro, quindi entriamo all'interno, eh, vediamo eh, in primo piano il ehm, delitto di ieri a Vasto: quindi il titolo uccide l'investitore della moglie, delitto e castigo: quattro colpi sparati a bruciapelo di Lello Fredda eh, di Lisa e si fa arrestare. Poi nel taglio basso vediamo e poi mette la pistola sulla tomba, dopo il delitto torna al cimitero, ieri aveva pranzato davanti alla lapide. Passiamo ancora eh, avanti, eh, travolta in moto al semaforo, così è morta la eh, smargiassi, la tragedia lo scorso mese di luglio, poi la fiaccolata con Dilello in prima fila, il giovane assassinato era imputato, il suo difensore è vittima del clima d'odio. Ed ora ancora Rigopiano parla il perito, il terremoto non c'entra con la valanga, il geologo incaricato dalla Procura quel giorno, eventi dello stesso tipo su Gran Sasso e Maiella. Ecco a cosa serviva la Commissione, i sindaci ci chiedevano solo il parere sulla chiusura di Vado di Sole. È ancora maltempo e sisma, calenda, verifiche su blackout, piani di investimento da rivedere. Il ministro alla Camera sui disservizi elettrici. E oggi al Varo, Dona Franca per le imprese, nel decreto del Governo. Nel taglio basso i sindaci non vanno lasciati soli, lanci incontra il governo sul tavolo le verifiche sismiche degli edifici pubblici. Gianni Di Pangrazio ha detto che lo Stato deve condividere le responsabilità con i comuni, occorre un provvedimento che fissi i paletti sulla vulnerabilità sismica. Europa in conflitto, interventi sul debito non eh, manovre, lo abbiamo visto nei eh, quotidiani nazionali e poi eh, in Gran Bretagna Brexit sì del Parlamento al divorzio dall'Unione. Passiamo ora alla prima pagina eh, dedicata alla eh, provincia di eh, Pescara, vediamo in apertura. L'occasione persa, scuole, eh, buche, frane, il fumo di 5 milioni, l'amministrazione Alessandrini accusa l'opposizione, sono irresponsabili e per dispetto hanno danneggiato la città in un momento drammatico. E questo è quanto è emerso dal eh, Consiglio appunto sul eh, bilancio del Comune di Pescara, quindi sono 5 milioni, e, mh, 5 milioni di euro persi. Vediamo il contributo video di Francesca Romana Testi uno spirito di bassa bottega politica, assenza di senso di responsabilità nei confronti della città. Dure le parole del sindaco di Pescara Marco Alessandrini che a poche ore dalla conclusione del Consiglio Comunale di ieri commenta la disfatta relativa all'approvazione del bilancio di previsione. Ritardo costato una perdita di 5 milioni di euro già disponibili nelle casse del Comune ma non utilizzabili a causa della mancata approvazione. La finanziaria ultima prevede premialità per le amministrazioni virtuose. Le amministrazioni virtuose sono quelle che approvano il bilancio entro il 31 gennaio. Questo significa sostanzialmente aumentare la capacità di spesa legandola alla cassa. È difficile, però significa che noi che non siamo in anticipazione di tesoreria, avremmo potuto immediatamente impiegare queste risorse per procedere alla manutenzione della città. In cassa al Comune non c'era niente, c'era un anticipo di tesoreria di 24 milioni e mezzo, noi abbiamo la cassa ampiamente attiva ed eravamo così come siamo, nelle condizioni di poter trasformare questi spazi finanziari in un aumento della capacità di spesa. Tutto questo è gravissimo, credo, e quindi siamo qui a denunciarlo affinché ciascuno possa farsi un'idea di quello che succede all'interno del Consiglio Comunale. A rispondere sono i rappresentanti del centrodestra che spiegano passo passo ogni motivazione alla radice della mancata approvazione. Da un lato accusano la maggioranza di essere stata vittima della lista Teodoro che ha presentato ben 1700 emendamenti e dall'altra di sinistra italiana che ha perorato la causa del mercatino etnico, opera che costerà ai pescaresi 250.000 euro che, secondo il centrodestra, sarebbero dovuti essere spesi per le criticità del territorio alla luce dei danni portati dal maltempo. Sono stati ostaggio della lista Teodoro fino a circa quattro ore alla scadenza della mezzanotte quindi nessuna colpa si può addossare al centro-destra. Tutti gli interventi che col bilancio dovevano essere effettuati e col piano trennale dovevano andare a colpire ciò che riguardava la manutenzione soprattutto delle scuole, la viabilità e abbiamo cercato anche di puntare il dito su alcune opere che a nostro giudizio in questo momento possono essere messe da parte proprio per affrontare un problema emergenziale. Siamo stati colpiti negli ultimi dieci anni da importanti eventi atmosferici e questo richiedeva al nostro giudizio un impegno straordinario che si poteva centrare con il bilancio, rimandando alla prossima annualità, quindi semplicemente di un anno, altre opere che potevano essere tranquillamente affrontate in un secondo momento. E lo vediamo, l'articolo su questa eh, seconda parte del servizio, la giunta è inadeguata, il bilancio discusso tardi, così il titolo, Forza Italia, Pescara Futura e Pescara In Testa hanno impiegato giorni a correggere eh, atti sbagliati e poi hanno respinto le nostre richieste di sicurezza. In breve il segretario della PD, spregio totale degli interessi di Pescara, sempre per quanto riguarda il Consiglio e quindi il bilancio. Andiamo avanti, furti negli stabilimenti, arresto bis per il ladro della riviera. Il Marocchino finito in cella a dicembre per altri colpi è accusato di aver rubato anche al quattro vele. E domani convegno del Lugi sul femminicidio. Allarme in via maestri del lavoro, braccati tre uomini sospettati di furto, blitz di polizia e carabinieri dopo la segnalazione dei cittadini. Nel taglio basso, cane maltrattato, via al processo e proprietario filmato mentre lo prendeva a calci e lo picchiava la Lega degli Animali, parte civile. Foto di paesaggi in rianimazione, eh, immagini sui pannelli per lenire l'angoscia dei parenti dei ricoverati. Samane, la presentazione. La manifestazione in Piazza Italia che si è svolta ieri, il titolo Telefonia protesta per scongiurare tagli 100 dipendenti dei principali operatori telefonici e dei call center contro il mancato rinnovo del contratto. Tac fuori uso, esami spostati a radioterapia, ospedale disagi per gli utenti, una macchina è stata subito riparata e l'altra tornerà in funzione oggi. E la Regione Boccia, l'unione tra classico e scientifico, naufraga il progetto d'annunzio di, di via Venezia di allargare gli indirizzi. L'assessore Sclocco incompleti i documenti presentati dalla provincia. E all'alberghiero lezione su malattie e alimentazione con il professor Lombardo della Lilt. Terminal bus, chiusa per ore la biglietteria, protestano gli, studenti, gli utenti, il comune annuncia che i locali ospiteranno un posto fisso di polizia municipale e uno sportello di Pescara, parcheggi. Rifiuti, danneggiate le buste per la raccolta differenziata, la denuncia di eh, Ceronini di Forza Italia. E nel taglio basso in via Tavo sbocca la fogna, la perdita nell'androne del ferro di cavallo, intervengono i tecnici dell'Ater. Cento anni fa la nascita di eh, Tonto Donati, scrisse in dialetto il canzoniere d'Abruzzo. Montesilvano, in apertura, case in affitto disponibili 116.000 euro per i morosi incolpevoli, eh, sostegno alle famiglie senza reddito, eh, cassi integrati e precari, dal 6 al 28 febbraio la presentazione delle domande per accedere al fondo comunale. E poi la scuola civica, lezioni e laboratori di musicoterapia e ancora via uh, Maresca sarà più ospitale entro la prossima estate per i lavori, grazie ai lavori di riqualificazione. Aliano guida hashtag Montesilvano 2019, cambiano gli equilibri politici nel centrodestra con la nascita di un nuovo gruppo. Turismo, più sponsor e prenotazioni online, prime proposte esaminate nell'incontro preparatorio dell'Abruzzo Open Day di maggio-giugno. E ancora vediamo a pianella i funerali di Andrea Pietro Lungo, l'addio all'angelo dei volontari, lo speologo morto a 39 anni, si calava dal cielo per portare cibo e farmaci nei paesi isolati dalla neve. Città Sant'Angelo, risarcimenti per il maltempo, domande entro il 28. Campo di calcio con manto erboso, spoltore al via i lavori di ristrutturazione dell'impianto sportivo comunale. Uscite di sicurezza della scuola Masci, SOS dei genitori, Francavilla, famiglie preoccupate per gli alunni a lezione nell'edificio ingabbiato, la preside chiede una nuova sede. E oggi la questione sarà affrontata dal Consiglio d'Istituto mentre si resta in attesa dell'esito di una ispezione ASL dalla dirigente Zappacosa. È stata rassicurata dal Comune. La gran fondo Michettiana si correrà il 26 marzo la presentazione al MUMI e poi ci è pagati, Tari Più Leggera passa la sanatoria su multe e tributi. Tanti punti deboli, per, ma la montagna sa attrarre ancora i sindaci di Caramanico e Santo Femia. I giorni della neve ci hanno fatto sentire abbandonati, però il turismo cresce. Scafa, ente capofila, sei comuni nella zona di gestione sociale. E a Penne che fa i conti con l'emergenza a carico del comune, 250.000 euro per assistere la macchina del soccorso. Chieti. Ecco, in apertura, le pene diventano definitive sei mesi alla morgia di Toro, Toppetta e Cirulli per Di Giuseppe, atti a Perugia. I parenti ora chiedono i danni, prima udienza in assise per l'omicidio del giornalista Simone Daita, morto dopo un'aggressione. I genitori e i fratelli vogliono un risarcimento complessivo che ammonta a 1.670.000 euro. Lanciano in breve furbetti del Telepass, tre condanne e due assoluzioni. Chieti, eh, con tura rotta, il giudice chiede il processo per 14 palazzine Ater a Filippone. L'Aquila, truffa arresti paralitica e muta ma è tutto un trucco percepiva 800 euro al mese con la complicità del suo medico Ranalli originario di Sulmone con un passato in politica a Pescini accusato di aver aiutato la donna a fingere la malattia la 43enne di Ortucchio si trova negli Stati Uniti il GIP proietti sono comportamenti umanamente offensivi per chi realmente soffre di gravi patologie e vede spesso negata e disattesa l'aspettativa a una pubblica assistenza Pardi la telefonata e le caramelle al eh, Napalm, eh, l'inchiesta sul traffico di armi. L'industriale di Sulmona. Linguaggio che non mi appartiene, ha detto. E ancora il PM, sceneggiata miserabile per quanto riguarda la. Ehm, si indaga su altri cinque casi per quanto riguarda l'arresto di ieri del medico e della falsa invalida. Il ehm, dottore telefonicamente dispensava consigli ai pazienti su come comportarsi per future visite e un perito della Procura esprime dubbi sull'operato delle commissioni esaminatrici. Andiamo a Teramo, allarme a Mociano, esalazioni tossiche, 5 in ospedale, fuoriuscita di acido eh, peracetico da un serbatoio del depuratore del ruzzo, bruciori agli occhi per le persone colpite, chiuse, A14 e superstrada. E a Giulianova muore a casa, si sospetta un overdose, è ancora nel taglio basso e un assassino deve restare in carcere. La compagna e i familiari dell'imprenditore ucciso contro gli arresti domiciliari concessi al caldaista. Ed ora passiamo al quotidiano, al messaggero, scusate, per vedere. All'interno abbiamo visto la prima pagina dedicata al nazionale e anche l'edizione dedicata alla regione Abruzzo. Vediamo all'interno del eh, quotidiano le notizie riportate dal messaggero. Come detto, quindi entriamo all'interno. Vediamo la prima pagina. Abbiamo visto quindi la prima pagina dedicata alla regione e quindi in primo piano eh, la postazione Meteo Mont era fuori uso per eh, la neve quindi ehm, Rigopiano, il bollettino Valanghe venne emesso regolarmente ma fu generico, nel giorno della tragedia non si parlò in maniera specifica di rischio Farindola. E ehm, la relazione shock di Iannetti, lassù pericoloso di distacchi. La guida alpina indicò la zona della tragedia e chiese di convocare la commissione e il caso il sindaco di Rapino evacuare il paese un'assurdità mi hanno mandato una mail segnalando un pericolo generico così vogliono scaricare la responsabilità ha detto il primo cittadino. Pagina dedicata a Pescara in apertura persi 5 milioni colpa del centrodestra lo scontro sindaco furioso per la mancata approvazione del bilancio entro il 31 gennaio paghiamo una politica di bassa bottega la deroga al patto di stabilità avrebbe consentito di spendere il tesoretto valuteremo ogni azione per recuperare il danno. E la replica città pezzi e pensate al mercatino, l'opposizione ribatte, la maggioranza non ha avuto la forza di approvare la delibera a causa dei conflitti interni. Politica d'altri tempi, chi erano mai i democristiani, con la ehm, ce lo racconta di Biase sulla balena bianca, al via da domani un ciclo di incontri al Media Museum e una mostra al Circolo a Ternino. All'interno vediamo che show al massimo, Ale e Franz aprono la serie dei big, risate assicurate domani con tanti lati, lati tanti in arrivo Pintus e per San Valentino c'è Arturo Brachetti. Vediamo ancora la festa di San Biagio, Ciambelle e eh, Moscatello e ancora Laurum da Basile ai Cascella, 150 anni di opere. Museo delle Genti invece il eh, vernisaggio e cena con Ventrone e eh, Chuck si gira, Pomilio a Pescara nello spot dell'Inail. L'appalto nel taglio basso Porto comincia il dragaggio, ma sui eh, fanghi decide l'arta. Andiamo ancora avanti i treni a zerare il piano di servizio. Feder Consumatori dà voce al malcontento degli utenti, critica la regione e annuncia un ricorso al TAR dell'Aquila. L'associazione contessa il suo mancato coinvolgimento al momento della definizione della firma del contratto. Senza tregua ancora furti negli stabilimenti, eh, scatta l'arresto BIS e ancora eh, Trenitalia per la rete regionale, un nuovo JETS sulla linea Pescara-Teramo. Lo sciopero, vediamo telefonie call center, lavoratori in piazza, lo scontro politico. Maragno, la maggioranza si spacca. La cerimonia, ultimo saluto al senegalese tra le vittime di Rigopiano. Pianella in lacrime, addio, Andrea, angelo del soccorso l'Aquila, scuole aperte, ragazzi fuori sciopero per la sicurezza la protesta degli istituti superiori guidata dagli studenti dello scientifico coinvolti anche gli alunni del eh, colecchi dimezzate le classi della media Alighieri. e la politica imprudente centrodestra operazione da prima repubblica ancora università, sedi universitarie nessun rischio, arriva il certificato l'emergenza in centropagina riapre la statale 80 del Gran Sasso nella fascia oraria dalle 15 alle 22. Nel taglio basso invece la perizia elicottero precipitato, affidato l'incarico al pilota Benassi. E la sentenza: i garage diventano studi, tre condanne, un anno anche all'ex assessore Sergio De Paulis per le presunte violazioni edilizie di SRINELLA 88. Ad Avezzano, arrestati medico e falsa invalida la visita dell'ASL, lei arrivò in carrozzella, non camminava e non parlava, poi è stato eh, constatato che guidava la macchina. I carabinieri hanno seguito la donna di 44 anni, era in perfetta forma eh, guarita da un ictus nei guai, il dottor Ranalli. Sul Mona bruciano l'auto dell'ex condannate a nove mesi e ancora sul Mona niente proroghe, chiudono gli uffici. Roccaraso invece eh, docufilm sul treno degli altipiani. Avezzano ancora, di Pangrazio incontra Errani a Palazzo Chigi. Ed ora Chieti, omicidio d'Aita. Nel processo saranno decisivi i testimoni. Reazione legittima e perizia dei giudici. Ecco la duplice strategia della difesa. Ieri Donofrio era in aula con i genitori per il PM. È omicidio preterintenzionale. Teatro dialettale, le migliori compagnie al premio Marruccino e ancora la denuncia di Febo, Frane. Niente soldi per il capoluogo. Il colloquio nel taglio basso e il nuovo questore Palumbo incontra il sindaco di Primio. L'operazione droga Moretti resta in cella, caccia alla banda. E la pistola sulla tomba della moglie la tragedia di Vasso, il calciatore Fabio di Lello uccide con tre colpi Italo Delisa che aveva provocato l'incidente in cui morì Roberta Smargiassi, dopo il delitto l'uomo va al cimitero a lasciare l'arma con cui ha consumato la vendetta, poi si costituisce. Scia di sangue, l'ultima volta nel 2015 fu un femminicidio e la tragedia, ancora marito distrutto da quell'incidente, sul web in molti giustificano il delitto, il procuratore di Florio sono inorridito. A Lanciano, pestato di botta all'uscita di scuola, i genitori denunciano caso in procura, il ragazzo medicato in pronto soccorso colpito in pieno volto. In breve ancora a Lanciano, caso Telepass sangritana, tre persone condannate e ad attessa la Sevel adotta litis da Vinci di Lanciano. Teramo in apertura il, la crisi, non fuggiamo dalla città ma servono emendamenti, l'obiettivo è ricalcare il modello Aquiliano con l'avvio di sgravi fiscali. L'accusa di Topitti, in tale situazione critica c'è chi martella i commercianti. Scuole, nove plessi ancora chiusi, spezzatino al Noe Lucidi, procura. Electric Power, amministratori nei guai, l'appello ancora a piccole imprese al rettore, funivia, rivediamo il progetto. Il bilancio, il prefetto Patrizzi ringrazia, solidarietà eccezionale, la sola Caritas ha distribuito 2.000 pacchi di viveri, taniche di gasolio e pannolini. Sulla costa Giulianova Santuario il priore riapre la vasca, l'acqua benedetta. Considerata non ancora potabile, sgorga da una cannella, riempie la fontana dove i fedeli possono bagnarsi o farsi il segno della croce. Da luglio non sarebbe possibile accostarsi alla fonte benedetta, ma i fedeli fanno finta di niente e continuano a riempire bottiglie. Roseto, nuove linee guida per l'accoglienza degli sfollati, Mosciano perde acido paracetico, scatta l'allarme e poi ancora Giulianova di Silvestre Scarcerato, familiari. Cialini indignati, Tortoreto di Nicola candidato al Partito Democratico, Giulianova ancora trovato morto in bagno, disposta all'autopsia, Alba Adriatica, Ponte Ciclo Pedonale, segnali di speranza. Ed ora la pagina sportiva, Abruzzo Sport, Pescara, Beffa Crudele, Biancazzurri sconfitti in casa dalla Fiorentina, 2 a 1 il risultato, una doppietta di Tello, magnifica la prodezza di Caprari. Dopo un buon primo tempo, un calo vissoso. Al 95 sfuma anche l'illusione di un pareggio e vediamo il contributo video in, di questo articolo. Ai titoli di coda la Fiorentina batte per 2-1 il Pescara conquistando 3 punti d'oro per continuare a sperare nell'Europa. Vittoria meritata per i Viola che però hanno impiegato un tempo per capire come far male al Pescara, protagonista a sua volta di una buona prima parte di gara. Per i Biancazzurri la sconfitta vale probabilmente la retrocessione anticipata con un ultimo posto che non lascia davvero sperare neanche in un miracolo. All'Adriatico atmosfera tesa con tifosi di casa in subuglio e in polemica contro società squadre e tecnico. In campo Abruzzesi rimaneggiati con il solito 4-3-2-1 con Caprari in campo dopo le polemiche delle ultime ore. La Fiorentina, senza sette titolari, propone il 3-4-2-1 con Babacar, unica punta di ruolo. Padrone di casa in campo anche con la maglia biancorossa per onorare i 40 anni del gemellaggio storico con il Vicenza. Si parte agli ordini di Russo di Nola di fronte a 12.000 spettatori. La cronaca alla decimo, conclusione a girare di Teio che termina fuori di un nulla. I biancazzurri sembrano discretamente in palla e con sia al quindicesimo e Biraghi a nivolarsi sulla sinistra e a crossare sulla tre quarti per Caprari che si presenta tutto solo davanti a Sportiello infilandolo di petto per l'1-0 gol che sembra regolare nonostante le proteste ospiti sulle ali dell'entusiasmo il Pescara preve così al diciottesimo c'è un contatto in area fra Memusciai e Tomovic con Russo di Nola che indica solo la bandierina dell'angolo azione da rivedere dalla parte opposta a Ilicic a salire in cattedra fra il trentanovesimo e il quarantesimo con la prima conclusione deviata in angolo da un difensore Bianca Azzurro e la seconda parata in due tempi da Bizzarri. Nella ripresa, Paolo Sosa getta subito nella mischia Chiesa al posto di Tomovic. Ed è proprio Chiesa al quarto a sfiorare la traversa con un tiro violento. Gli ospiti spingono e il e Ilicic su punizione da 25 metri a colpire in pieno i legni della porta di Bizzarri, prima della ribattuta in rete di Babacar che però. Gioco mentre in campo Russo Di Nola estrae cartellini gialli a ripetizione, la Viola con un assetto ancora più offensivo attacca senza soluzione di continuità, il Pescara schiacciato dietro rischia ma resiste facendo quasi le barricate e così al 23 arriva il pareggio di Teo che con un gioiello del 30 metri pesca il Giolli per l'1-1. La squadra ospite ci crede, tocca a Ilicic mancare il 2-1 prima al 37 in una sorta di rigore in movimento e poi al 39 con un tiro che sfiora l'incrocio nel finale altre emozioni con la sassata di Castanos al 47 che vede salvarsi Sportiello distinto prima del gol vittoria ancora di Teo che in maniera un po' fortunosa supera ancora Bizzarri per il 2-1 finale. E tra i protagonisti vediamo appunto Viraghi quest'anno succedono cose pazzesche, non ci crediamo, malgrado tutto quello che si dice intorno a noi non ci interessa. E vediamo la serie D, l'Aquila piega i rieti e riavvicina la vetta, Russo regala il successo ai Rosso che soffrono nel finale ma resistono e restano in scia delle due prime della classe. Vediamo il servizio. Una vittoria contro il Rieti che vale oro in un match combattuto oltre 90 minuti. I rossoblù di casa hanno trovato i preziosi tre punti che rilanciano le ambizioni dei ragazzi del presidente Chiodi di successo finale, con un gol capolavoro di Nicola Russo ad inizio ripresa. Vittoria che non solo avvicina la testa della classifica ma risolleva il morale. Tutto questo al termine di una gara difficile per gli Aquilani, alle prese con una squadra forte che ha cercato di fare sempre la partita. Prima del fischio d'inizio, i presidenti presenti in tribuna, Carlo Tavecchio della FIGC e Cosi. Sibiglia della Lega Nazionale Dilettanti hanno omaggiato i capitani con due maglie della Nazionale Italiana. Al nono punizione di Minincleri di poco alta sulla traversa il portiere manda in angolo per non correre rischi. La svolta potrebbe arrivare al 31esimo ed è a favore del Rieti avremmo dovuto raccontare un'altra gara punizione di De Marti, se Salvetti esce in modo non ottimale respinge con i pugni sfera sui piedi di Tiraferri e con una gran botta la stampa sul palo, lo stadio ammutolisce. Al sesso della ripresa il risultato si sblocca, Russo servito da Noman riceve, passa sulla sinistra, converte e con una gran botta insacca direttamente in rete, lasciando Cucic immobile al centro della porta. Il Rieti, che aveva gestito bene la gara, cerca di reagire. Sia Paris che Morgia utilizzano gli uomini della panchina per cambiare modulo in campo. Al quindicesimo del secondo tempo, punizione di Bianchi, il neo entrato di M sbuca in aria e spinge la palla verso la porta, ma per poco la sfera termina al lato. Il Rieti ci prova ancora al trentacinquesimo con un tentativo dalla distanza di Scotto, respinto con i pugni dall'estremo difensore rosso blu. L'Aquila soffre anche parecchio ma non molla. Ospiti si nervosiscono e fanno confusione. Dopo sei interminabili minuti di recupero, arriva la sofferta vittoria del rossoblù. Tre punti d'oro in vista dell'altro big match in programma domenica prossima, ancora tra le Muramiche contro la capolista Arzachena. Ancora Serie D, Avezzano si aggiudica lo spareggio playoff contro il Sansepolcro. Una doppietta di Padovani rimette in corsa i biancoverdi, anche qua il contributo video. La prima vittoria del nuovo anno all'Avezzano vale anche il sorpasso in classifica sul Vivi Alto Tevere Sansepolcro, di scena al Dei Marsi per il recupero della gara non disputata lo scorso 8 gennaio. Tortora conferma il tridente ma rinuncia all'Opinto, Marolda e Serrago dal primo minuto rispetto a Domenica per cercare un successo dopo il capitombolo interno con l'Alba Longa, dentro Persia, Bittaglia e Padovani. Avezzano sottotono nella prima frazione, gli aretini sono più in palla e si vede anche se di occasioni non ne arriveranno. Il primo brivido nell'area ospite lo regala suo malgrado Terzini, che anticipa involontariamente il proprio portiere Rossi, concedendo di testa solo il corner. Ma è Lewandowski al minuto 16 a doversi superare sulla testata in area di rigore di Cangi. in terzo tempo. La risposta del portiere bianco-verde è super, mentre vane sono le proteste della squadra bianconera per una trattenuta in area di rigore di Leto su De Santis che Di Girolamo non giudica fallo. Poi più nulla fino alla fase finale del primo tempo, quando la squadra di Schenardi viene giudicata. Giustamente annullato un gol a Mortaro per posizione di offside. Nella Vezzano si fa male di Paolo sostituito da Deramo e con gli uomini di Tortora che protestano per un fallo reiterato di Massai su Perse in azione di ripartenza. Il tecnico dei Marsicani cambia nell'intervallo, lascia Santi Rocco negli spogliatoi per Serrago e dopo due minuti il risultato cambia perché Sassarini trova il corridoio proprio per Padovani, bravo a trafiggere Rossi in uscita. Trovato l'1-0, l'Avezzano prende coraggio, col destro di Sassarini non trova lo specchio, ma il raddoppio è solo rinviato di qualche istante perché al 63 Vittai e fulmina la difesa a retina e serve a Padovani il più facile dei tapin da scaraventare in fondo al sacco. A questo punto i biancoverdi sembrano andare in controllo. Serrago gira debolmente di testa il traversone di Assisi, ma lo stesso numero 2 di casa a commettere, minuto 70, il fallo in area di rigore su Gorini che concede al Sansepolcro la massima punizione realizzata da Mortaro. Ci crede, inserisce Costanzo e Beers per Cange innocenti, anche se Bittai ha subito la possibilità del tris col corner calciato da Deramo il Gambiano salta indisturbato ma di testa centra la parte alta della traversa ancora Deramo sull'azione seguente non trova l'angolo alla sinistra di Rossi per un soffio il finale di gara vede l'Avezzano in leggera sofferenza con gli aretini che cercano in vano la via del pareggio finisce 2-1 e i 32 punti in classifica ora restituiscono Morale e Biancoverdi in attesa della trasferta a Muravera di fine settimana. Per gli ospiti Invece uno stop che interrompe una striscia di sei risultati utili consecutivi Il calcio di Lega Pro Teramo, un mercato che lascia tanti interrogativi In centropagina invece Francavilla riparte con Gelsi in panchina Il presidente De Vincenti si spiega l'inatteso esonero di Montani Persi troppi punti su Martinsicuro, meglio intervenire subito e con la pagina sportiva termina la nostra rassegna stampa e quindi l'appuntamento con Mattino 6 torna domani, puntuale, alle ore 7. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento.